Buonasera, buonasera e benvenuti a questa dodicesima edizione del Cenacolo dell'Impresa, Cenacolo 2022. L'edizione di quest'anno, il titolo lo sapete, Il coraggio di evolvere, strumenti di crescita per l'azienda di domani. Parleremo questa sera con due imprenditori, dalla strategia al fatturato, strumenti e buone prassi per raggiungere gli obiettivi. Poi entreremo naturalmente in quello che è il leitmotiv di questi 12 anni di edizione del Cenacolo, queste buone prassi che possono essere sicuramente utili agli imprenditori, alla piccola e media impresa, per così vivere poi la quotidianità facendo anche tesoro di quello che gli imprenditori che si sono succeduti in tutti questi incontri hanno raccontato qui in questo cenacolo. Siamo al Museo Nicolis, probabilmente abbiamo fatto tanti incontri senza nulla togliere a tutte le aziende, a tutti gli enti che ci hanno ospitato proprio in incontri come questi. Credo che in una location così meriti un applauso, come merita un applauso Silvia Nicolis. Prego Silvia. La padrona di casa, Museo Nicolis, so che tanti hanno già curiosato, c'è anche un video che mostra quella che è l'attività di questa che è un'eccellenza della nostra Verona e ne andiamo anche orgogliosi. Silvia. Grazie, grazie a tutti, benvenuti, sono molto felice di ospitarvi nella casa della storia dell'industria del nostro paese. Tramite le 10 collezioni raccontiamo la nostra industria, ma anche l'evoluzione del design, della cultura, della moda, della musica, del cinema, come avete visto. Il nostro è un museo oramai consolidato a livello internazionale, siamo censiti tra le 100 collezioni più importanti al mondo, grazie alla classifica The Key, siamo a metà classifica, quindi c'è ancora spazio per lavorare. Siamo un museo d'impresa, questo significa che il museo è il cuore delle relazioni, ma anche la carta valori del nostro gruppo industriale. Io sono anche vicepresidente di Museo Impresa, che è l'associazione più eccellente sullo scenario europeo, che raccoglie diciamo, oltre 100 marchi che hanno fatto la storia del nostro paese, che non parlano solo di Made in Italy come valore intangibile, ma cerchiamo di misurare anche in modo scientifico il valore dell'heritage che ogni nostra azienda porta nella sua storia per farlo diventare valore aggiunto anche sul mercato. La nostra è infatti una storia che nasce negli anni 30 da il papà, bambino povero, che grazie alla sua intuizione raccoglie e recupera la carta che gli altri buttano via per farla ritornare in vita. Pensate che uno dei suoi primi clienti fu Apollinare Veronesi, il papà raccoglieva sacchi di cemento e li rivendeva per il mangime. Così è stato anche per tutta la parte meccanica, il papà lavorava col cavallo e con il carretto piuttosto che con la bicicletta, si innamora dei primi camioncini, si appassiona di tecnica e meccanica e nel dopoguerra raccoglie tutto quello che gli altri buttavano, che avete visto. È una storia appassionante, è diventata poi l'Amacart e Museo Nicolis. Il nostro core business è quello della raccolta e dell'avvio al riciclo di carta da macero, ma di tutti quei materiali come plastica piuttosto che legno che possono essere recuperati e riciclati. I nostri impianti oggi ci consentono, sono tutti autorizzati, di lavorare oltre 600.000 tonnellate l'anno di materiale e il nostro orgoglio è che siamo tra i pochi in Europa che facciamo vera economia circolare. Questo significa che siamo in grado di tracciare, operare dal rifiuto a tutta la sua trasformazione fino al prodotto finale e addirittura per numerose aziende riusciamo a marchiare il nuovo prodotto come rifiuto recuperato all'interno dell'azienda. Questo per noi è particolarmente importante perché ha anche un valore etico concreto che vale insomma a livello internazionale. Sul mercato operiamo con 4 marchi che sono l'Amacart, Nova Papira, Burgo Recycling, è una partnership con questo importante marchio internazionale e negli Stati Uniti con Six Continents e ovviamente il Museo Nicolis è il collante della cultura e della comunicazione. Ho voluto dirvi tutte queste cose perché i nostri valori che ci aiutano a fare le nostre scelte imprenditoriali ma anche di vita personale sono la cura e la tutela dell'ambiente, quindi del pianeta,
e la cultura d'impresa. E noi speriamo sempre che ciascuno di noi li faccia diventare uno stato mentale, proprio un'abitudine quotidiana, per contribuire anche alla salvaguardia della vita di ciascuno di noi. Quindi grazie per l'ascolto e buona serata. Grazie Silvia, grazie. Grazie. Grazie Silvia Nicolis. Beh, hai parlato di cultura d'impresa e incontri come questi vogliono proprio favorire la cultura d'impresa. Intanto grazie davvero a tutti voi che siete venuti qui questa sera così numerosi per questa 12ª edizione, secondo incontro. Ad organizzare è il comitato della piccola industria di Confindustria di Verona con il presidente Matteo Albrigi, che invitiamo per il suo saluto. Prego presidente. Buonasera a tutti e benvenuto a questo secondo incontro della 12ª edizione del Cenacolo d'Impresa. Come piccola industria, anche quest'anno abbiamo voluto essere fedeli alla nostra missione, quella di promuovere la cultura dell'impresa. Ed è così che abbiamo pensato ad un percorso per approfondire tre temi importanti per le nostre aziende. Il primo incontro si è occupato di mercato. Questa sera ci occuperemo di strategia. Il terzo incontro a novembre ci occuperemo di persone e organizzazione. Il ciclo di incontri si intitola Il coraggio di evolvere, proprio per sottolineare che mai come ora l'imprenditore è chiamato a scelte coraggiose per affrontare i continui mutamenti sociali, economici e politici. Per far questo siamo consapevoli che non possiamo essere pronti a tutto, ma possiamo essere preparati per affrontare la prossima sfida, in modo di essere allenati in qualsiasi scenario. Quando abbiamo pensato a questo incontro, abbiamo cercato di capire quali fossero gli ingredienti fondamentali che aiutassero gli imprenditori ad avere il coraggio di evolvere. Sicuramente una buona preparazione aiuta, ma siamo anche convinti che chi è a capo di un'organizzazione, oltre a motivare i propri collaboratori, abbia anche bisogno a sua volta di essere ispirato. Così abbiamo pensato ai relatori di questa sera, con l'idea che grandi imprenditori di successo possono ispirare altri imprenditori. Grazie. Grazie. Invito Luca Mingardo a parlarci dell'incontro di questa sera. Luca Mingardo, consigliere di piccola industria di Confindustria Verona. Buonasera a tutti, è un piacere vedervi. Questa sera vi presento l'incontro di questa sera, i temi che abbiamo. Gli ospiti che abbiamo questa sera sono sicuramente ospiti molto interessanti. Come vedete dal titolo, dalla strategia al fatturato, siamo andati abbastanza dritti questa sera con il tema, non vogliamo divagare molto. Insieme ai nostri ospiti che sicuramente mi viene da dire che qualche obiettivo l'hanno raggiunto, vogliamo parlare non solo degli obiettivi ma anche della strategia. E le domande sono tante. In primis, cos'è una strategia? Nel senso che è una cosa che va definita in maniera certa, definita, scolpita nel marmo, oppure è quella creatività imprenditoriale che deve nascere appunto dall'imprenditore e deve saper cogliere le domande, deve essere in grado di ascoltare e vedere cosa succede nel mercato per seguire la direzione che si è posta come strategia, o invece appunto è una cosa molto, molto definita che deve essere in testa all'imprenditore. E poi, siccome non siamo appunto da soli in azienda, siamo tutti consapevoli che i nostri collaboratori ci danno una mano e senza di loro non andremo da nessuna parte, come questa strategia va condivisa all'interno dell'azienda? Con tutti? Solo con qualcuno? Mi aspetto che la vivano come la viviamo noi, e quindi come viene fatto questo passaggio? Inoltre, appunto questo ruolo dell'imprenditore, che ancora potrebbe definire la strategia con la sua creatività, con la sua intuizione, oppure è quella capacità di leggere tutti i dati? Adesso siamo invasi da dati, informazioni che ci permettono di leggere il mercato, quindi è ancora intuizione o è capacità di leggere i dati? Oppure un mix delle due cose?
E poi chiaramente in sala oggi abbiamo anche dei giovani imprenditori del gruppo di giovani Confindustria Verona, ed è un tema che rimane sempre caldo, quello del passaggio generazionale, cioè questa strategia che ovviamente deve esserci, come viene passata, quando decidiamo di passarla a una generazione successiva, come deve essere fatto. E in ultima, chiaramente stiamo tutti vivendo un periodo non meraviglioso, fatto di novità sociali, politiche, climatiche e quant'altro vi venga in mente, e come tutto questo si va a impattare su quella che dovrebbe essere una strategia che rimane fissa e non cambia mai, piuttosto che invece debba avere la capacità di essere flessibile e adattarsi ai tempi che corrono. Questo insomma sono i temi, i macro temi su cui vogliamo far girare la serata e su cui poi i nostri ospiti verranno anche un po' stuzzicati. Successivamente Mario poi vi spiegherà come potete interagire con i nostri ospiti, e io vi invito a farlo, perché il Cenacolo si basa sulla condivisione e tutti quanti potete dare qualcosa questa sera, e quindi vi invito a fare le vostre domande e interagire con gli ospiti. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Grazie. Grazie Luca Mingardo, consigliere di piccola industria. Permettetemi a questo punto anche di ringraziare gli sponsor che ci danno una mano, perché il Cenacolo è realizzato in collaborazione con Infogest e con Unicredit, con il contributo di Cassiopea e Praxi. Il ringraziamento va anche alle aziende associate che hanno aderito alla proposta di sponsorizzazione: Assiteca, Fenice, Pellegrini e Vecomp. Per un breve intervento di saluto, Simona Gastaldello, Head of Corporate Business Region Nord-Est di Unicredit. Eccola qui. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto è con enorme piacere che vedo una sala gremita, sicuramente dovuta alla splendida location in cui siamo, ma soprattutto al fatto che momenti di confronto e di condivisione come quello che seguirà evidentemente possono essere di grande supporto, soprattutto in un contesto economico così complicato e complesso come quello che evidentemente stiamo vivendo. Non vi nascondo che come Unicredit evidentemente tutti i giorni, cioè nel quotidiano, abbiamo l'opportunità di confrontarci con gli imprenditori su temi particolarmente non so come dire, di attualità, di imparare evidentemente dagli imprenditori stessi. E quello che rileviamo in questo contesto è che sicuramente, e soprattutto su questa piazza, casi di successo e casi virtuosi su come passare dalla strategia al fatturato ne abbiamo veramente veramente tanti. Quali sono le tematiche che rileviamo prevalentemente per passare, diciamo, dall'idea, dalla creatività al numero, al raggiungimento degli obiettivi? Il tema della digitalizzazione, dell'utilizzo dei dati, e il tema evidentemente della sostenibilità. È proprio su questi evidentemente trend, su queste tematiche, che noi possiamo come Unicredit, oltre evidentemente a tutto quello che è il nostro core business ordinario, affiancare evidentemente società, quindi digitale e sostenibilità. Un saluto a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie, grazie Simona Gastaldello. Abbiamo ora Valentina Melloni, che è consulente in proprietà intellettuale di Praxi, Praxi che è da anni ormai a fianco del Cenacolo. Valentina Melloni. Innanzitutto, come Praxi siamo veramente lieti di far parte degli sponsor di questo evento. Rileggendo il tema della serata, in particolare le parole chiave, strategia, fatturato, prassi e obiettivi, penso a Praxi, da Praxis, Praxi latino, che l'anno scorso ha compiuto 55 anni. Non sono pochi. Sabato il nostro presidente Giulio Crosetto, per dare una misura del cambiamento tecnologico, ha ricordato che 55 anni fa le telefonate andavano prenotate in anticipo tra città e città, e se non veniva rispettato l'appuntamento non c'era modo di capire perché. Oggi abbiamo i telefoni cellulari in tasca, internet e il metaverso. In questo momento siamo tutti molto preoccupati per le difficoltà che ci attendono, come la crisi energetica. Ma siamo già passati attraverso difficoltà dall'impatto storico pesante. L'austerity, gli anni di piombo, la più recente pandemia.
contando varie crisi geopolitiche più o meno localizzate. Come abbiamo resistito, come addirittura aumentato il fatturato? Lo dobbiamo proprio a una strategia che ci ha consentito di evolverci sia dal punto di vista geografico che di competenze. Ad esempio, il mio settore, quello dell'intellectual property, rappresenta un'acquisizione relativamente recente nel mondo Praxi, già noto per organizzazione aziendale, HR, valutazione e informatica. Un'acquisizione lungimirante perché nessuna azienda, in qualsiasi ambito operi, prescinde dai diritti di proprietà industriale, brevetti, design e marchi legati al concetto stesso di creatività, quindi linfa di ogni impresa. Per ottenere la protezione di un'invenzione attraverso un brevetto devo aggiungere uno sviluppo tecnico rispetto a ciò che già esiste, costruisco su una base in continua evoluzione. Pensate alle connessioni con il tema green. Il marchio è un asset che un'azienda sceglie per definirsi e o definire le sue linee di prodotti e servizi. Non solo contraddistingue fin dal deposito, acquisisce sempre più riconoscibilità e valore con il passare del tempo e segue l'azienda in ogni parte del mondo. Il marchio resiste, talvolta persino alle società che l'hanno creato, conservando e trasmettendo ad altre memoria del passato e riproiettandolo in un futuro modificato. Questo evento, che è un contenitore importante e un terreno di scambio, ha un nome estremamente significativo rispetto a quanto qui succede, il cenacolo dell'impresa, un nome, un evento tutelati proprio da un marchio che siamo fieri di avere in nostra gestione. Grazie, grazie davvero per queste belle parole Valentina Melloni, che insomma inorgoglisce anche, credo, i promotori del Cenacolo, che sta diventando, è diventato un appuntamento davvero atteso. Ma allora, avete uno strumento digitale per porre le domande, c'è un QR code nella cartellina, per cui se durante l'incontro che andiamo ora ad iniziare avete voglia di porre qualche domanda, qualche curiosità per i nostri due ospiti, ben volentieri poi avrò modo di rivolgere a loro le domande. Gli ospiti che invitiamo a questo punto insieme qui sul palco, ed è un piacere avere Giulio Pedrollo, amministratore delegato della Pedrollo Group, e Sandro Veronesi, presidente di Calzedonia Group. Ben ritrovato, e ben ritrovato a Sandro Veronesi, grazie naturalmente, perché insomma questo è un incontro che insomma con estremo piacere andiamo a condurre, anche se abbiamo preparato tutta una scaletta, abbiamo fatto un incontro preparatorio un quarto d'ora fa e ho capito che la scaletta tra un attimo la butto da una parte, perché qui abbiamo due one man show, si dice così, partendo magari proprio dal titolo. Beh, intanto non credo che ci sia bisogno di grandi presentazioni, Sandro Veronesi basta dire probabilmente Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signor Vino, compleanno anche festeggiato poco fa, sono 10 anni, l'Atelier e me, c'è anche questo ingresso nel gruppo Marras, c'è la Fondazione San Zeno, magari avremo modo di parlare anche di questo. E beh, il piacere di avere Giulio Pedrollo, vicepresidente, già vicepresidente nazionale di Confindustria, e presidente, già presidente di Confindustria Verona, amministratore delegato della Pedrollo Group. Sandro Veronesi, perché butto via la scaletta? Perché noi dicevamo, qual è la vostra strategia aziendale come prima domanda? E lei mi diceva su, ma intanto mettiamoci d'accordo su che cosa vuol dire strategia. Faccio un altro passo indietro prima. Il titolo dice dalla strategia al fatturato. Chiarisco intanto che il fatturato non è una cosa brutta. Come dice, parliamo di cose importanti, la sostenibilità, fatturato forse. No, fatturato, esistono gli imprenditori che organizzano delle aziende per produrre beni e servizi che hanno un valore sociale, morale, economico, per cui la gente li vuole comprare, per cui paga, per cui si fa un fatturato. Se non c'è questo, viene a mancare il presupposto di un'azienda, perché dicevo prima che anche i filosofi fanno strategia, anche gli insegnanti, anche gli sportivi, ma non fatturano. Quindi l'imprenditore e l'azienda fattura, è il suo obiettivo, è il suo modo di vivere, fatturare, e poi forse produce anche degli utili, questo è un altro tema ancora, e altre strategie. Poi cos'è la strategia? Non so,
cosa sia la strategia. Dico che prima della strategia un imprenditore, per definirsi tale, deve avere, secondo me, una sua visione del mondo, della vita, conseguentemente del suo mercato, dei suoi mercati. Visione del mondo e della vita che deve essere sufficientemente originale, sufficientemente diversa. Perché sai, come quella di tutti, se arriva a fare le cose perché l'ha letto sul giornale o sentite sull'Arena o a Telearena, forse è un po' tardi. Cioè deve vedere, immaginare delle cose che ancora non ci sono, una realtà che ancora non c'è, una realtà che forse si realizzerà, e quindi avere una strategia per poter far qualcosa, creare quello che è la definizione dell'impresa, creare un insieme di fattori della produzione, quindi materie, prodotti, persone, macchine che producano qualcosa che ha un valore per il mercato. Ma la sua strategia deriva da una visione. Quindi prima della strategia, che è un come affronto la scalata alla montagna, prima deve vedere la montagna. Credo che Giulio sia d'accordo su questo, eh? Cioè sì, prima la visione a questo punto. Sì, stavo pensando proprio alla... Ecco, voglio ricordare, parliamo, dicevamo, a un gruppo più folto di altre volte questa sera, di piccoli e medi imprenditori, per cui, beh, insomma, anche voi siete stati piccoli, per cui tanti messaggi che magari questa sera arriveranno ascoltando le vostre storie, la storia delle vostre aziende, credo che possa essere sicuramente utile. Prima la visione, poi la strategia. Sì, stavo pensando alla mia prima assemblea da presidente di Confindustria Verona. Allora il titolo era Oltre, e aveva proprio questo indirizzo, diciamo, di cercare di vedere oltre le nebbie che abbiamo di fronte per indirizzare sostanzialmente il paese, ma anche la nostra azienda. E cosa sta accadendo oggi? Ci svegliamo questa mattina che c'è un convoglio nucleare, un missile che parte dalla Corea del Sud e va cioè noi dobbiamo affrontare delle nebbie che probabilmente non sono mai state così fitte, e quindi l'imprenditore deve avere questa capacità di ergersi, di elevarsi rispetto a queste nebbie e provare a vederci oltre. Non è semplice, bisogna studiare. Più di prima bisogna guardare l'aspetto geopolitico. Poi ci arriviamo magari, certo. E poi bisogna lasciarsi anche ispirare. Io lo dico con grande serenità che io mi sono lasciato ispirare da questo signore che ho qui a fianco, e mi sono portato gli appunti che al posto vostro oggi, diciamo, io avevo preso nel lontano, sorpresa, non so, mi spiace. Poi possiamo fare delle... Possiamo, io sono fatto così. Possiamo fare delle copie anche a questo punto. No, adesso Sandro non lo sa, io ero in mezzo al pubblico, una persona qualsiasi che aveva appena fondato un'azienda, tra l'altro, da 4 anni e che aveva bisogno di input. E qui c'è scritto visita Calzedonia 22/6/2006. Considerazioni. E io qui ho raccolto letteralmente una serie di punti, adesso ne dico alcuni, ma giusto per testimoniare che è vero, cioè fare oggi meglio di quello che si è fatto ieri, tutti i giorni. Il prodotto è deciso da una commissione, tutti insieme, non solo Sando Veronesi. Assunti giovani neolaureati per motivarli dall'interno, poi diventeranno i migliori. Stai dicendo delle cose importantissime, per cui vai pianino. Fare velocemente il grezzo, sì, ma gli sto rubando tutta la... però fare velocemente il grezzo, non basarsi sui dettagli, eccetera, eccetera, perché poi qui veramente io ho preso letteralmente appunti, sono tornato in azienda da me, e in quel caso non era la Pedrollo, era l'azienda che ho fondato che aveva 4 anni. E che magari lo festeggiamo 20 anni. Che magari aveva 4 dipendenti anche, era l'inizio. Ne aveva 4 il primo anno, e quell'anno dopo 4 anni ne avevamo già 15. Quindi insomma, però insomma, quindi le dimensioni azienda. Però erano quelle, ecco, queste. Era una piccola azienda. E non sto scherzando, io grazie a questi appunti mi sono caricato, non so come dire, mi sono ispirato, mi ha trasmesso qualcosa. Non so cosa, è passione, è energia, è visione, perché si trasmette anche la visione. E credo che questo sia l'anima di Confindustria, perché serate come queste sono proprio utili per fra di noi, tra l'altro, non è che io imparo da lui e viceversa. Penso che sia un'occasione proprio di crescita di tutti, no? E Verona è, da questo punto di vista,
fantastica, perché ha grandi aziende, grandissimi brand, piccole aziende, servizi, multinazionali tantissime. E creatività. Puoi imparare da tutti. E creatività, forse l'area del Montebaldo qualcosina ci dà. Quindi la prima, forse la vera risposta è essere recettivi e apprendere, prima di tutto. Provo a seguire la scaletta. Posso seguire? No, posso collegarmi con quello che ha detto Giulio. Allora, torno sul tema della visione. Adesso non vorrei spaventare la gente che bisogna conoscere il mondo, le cose geopolitiche. No, la visione può anche essere quella di dire: secondo me la gente mangerà non più il pane con lo strutto, ma vorrà il pane con l'olio d'oliva, e sono l'unico fornaio rimasto nella città perché conosco il lievito madre, così, allora investo nel forno. Cioè, visione dell'insieme va nei dettagli, e ognuno si muove in ambiti diversi che possono toccare vari paesi, possono toccare solo una via. Noi la visione, per dirti, quando apro un negozio abbiamo i nostri parametri per capire se quel negozio va bene lì o non va bene lì. Quindi dal macro al micro e viceversa. Dico anche un'altra cosa, e qua contraddico un po' Giulio. L'imprenditore di base deve essere un po' ignorante, perché se sa troppe cose, si informa troppo, studia troppo, alla fine vengono troppi dubbi, non fa più niente. Cioè, sono mestieri diversi, c'è uno fa il professore, insegna, deve sapere sempre di più, deve spiegare, deve studiare. È tutto relativo l'ignorante, però bisogna accettare un buon margine di non conoscenza e un buon margine di incoscienza. Perché se uno sa, potrei guardare tutto. Io una volta ho invitato un mio fornitore a investire nello Sri Lanka, ha fatto un'analisi talmente dettagliata che voleva sapere addirittura cosa costava il pulmino dei dipendenti da un chilometro a due chilometri, da tre chilometri, cosa costava la benzina al litro, cosa costava il panino che mangiavano a mezzogiorno, cosa... alla fine non ha più fatto niente, è talmente dettagliato che gli è sfuggito la macro decisione, produco o non produco fuori d'Italia, per fermarsi in tanti minimi dettagli. Quindi anche questo leggere troppo i giornali, pensare alla politica, cosa succede, a parte creare ansia e quindi fermare un po' le decisioni, porta via tanta energia e tanto tempo. Dobbiamo conoscere molto, tu probabilmente del mondo delle pompe, dell'acqua, di quello che fa il tuo competitor, io di quello che succede nel mondo della moda, nel mondo dell'internet. Però avrà degli strumenti, no, adesso senza... non è che può fidarsi soltanto sul fatto di dire, insomma, va l'olio di oliva per cui faccio, allora, ci sono degli strumenti che comunque il piccolo e medio imprenditore, comunque l'imprenditore è deve comunque detta una far cosa suo. Interessante, per la di prima, abbiamo oggi milioni di dati. Zero dati o un milione di dati producono lo stesso effetto, cioè non ne sai niente, perché quando io ho fatto tante indagini di mercato, dopo l'indagine sapevo tanto quanto prima di farla, perché comunque rimangono sempre delle aree di incertezza, dipende come hai fatto le domande, dipende chi le ha fatte, dipende a chi le hai fatte, dipende cosa volevi sapere e cosa non volevi sapere, perché spesso le indagini di mercato fatte dai manager, non dagli imprenditori, e l'assunzione di consulenti serve a giustificare decisioni già prese. Tu hai già deciso di fare quello, ora hai bisogno, però se ti dicono in consiglio di amministrazione, guarda perché l'hai fatto, ma c'è l'indagine, me l'ha detto anche il consulente, io faccio così, ma hai già deciso di farlo. Quindi siccome l'imprenditore non vuole buttare via soldi e tempo, fa meno di fare tutte queste indagini e lo fa. Vabbè, comincio a capire come mai non c'è l'esperto, esatto, questa sera, perché negli incontri del Cenacolo avevamo sempre il docente universitario. Ma, dico un'altra, se prendi decisioni veloci, se ti accorgi di sbagliare, sei anche veloce a cambiare. Se invece ci hai fatto 100.000 indagini, 100.000 consulenti, anche se cominci a capire che forse la decisione non era quella giusta, hai molta remora a tornare indietro, perché ci hai investito tanto tempo e tanti soldi nella valutazione preliminare. Quindi svelti a fare, svelti a cambiare. Provo a seguire la scaletta, perché la scaletta diceva: a questo punto si può imparare a diventare stratega, allora si può imparare ad essere visionari, quello fa parte probabilmente della caratteristica che ha una persona, e una strategia, si può imparare a diventare stratega, e se sì, come e dove? Non so rispondere, dico un'altra cosa, secondo me l'imprenditore Mario, a questo punto ti salutiamo. Dopo lascio parlare a Giulio. Ma lo sapevo, buona serata. Ha nel DNA la facilità di prendere decisioni.
Io perché sono diventato, ho scelto di diventare imprenditore? Per non dover dipendere da decisioni di altri. Uno pensa che l'imprenditore faccia solo perché vuole diventare ricco. Se uno diventa ricco non ti fa schifo, per carità di Dio, però l'obiettivo fondamentale non può essere quello, secondo me, perché uno se pensa così non ci arriva. L'obiettivo di poter decidere della mia vita, delle mie scelte, di quello che mi piace fare e non mi piace fare. E l'imprenditore ha questa caratteristica, altrimenti deve avere qualcun altro che gli, se soffre una decisione e non sa da che parte buttarsi, è meglio che sia qualcun altro che gli dà delle direttive, gli dà delle strategie. Se no, allora, invece uno che gli piace decidere, che gli viene bene, può fare l'imprenditore. Poi a volte le sbaglia, ma le sbaglia un sacco di cose. Però allora, se mi rispondo in un minuto, mi piacerebbe capire come è cominciato a questo punto. Cioè, com'è nata il gruppo Calzedonia? Com'è nato Sandro Veronesi allora, come imprenditore? Come si faceva? In un minuto, perché la storia è lunga. Ma come si faceva ai tempi in cui si andava a bottega? Ognuno di noi casca in un settore, casca in un ambiente e impara. Uno casca a fare, che ne so, contenitori per il vino, che non so neanche come si chiamino. Abbiamo sentito la storia della Nicolis. E da lì, Nicolis. Allora, non è che quando il papà di Silvia andava a raccogliere i sacchi di cemento, fosse una cosa facile e fosse la cosa più bella del mondo, avrà avuto questa opportunità. Visto che si è trovato lì, in quel posto, in quell'epoca lì, è venuta quell'idea, quindi ci sono un sacco di coincidenze. Magari se capitavo a fare, che ne so, bottiglie di vino piuttosto, facevo dell'altro. Però i casi della vita ti portano in un posto, da lì, perché nasci in un certo posto, in un certo momento, ti vengono delle idee relative al mondo che conosci. Ogni volta uno mi ha detto, non dico il nome perché sennò, ho pensato che vado in California a fare delle app. Bene, dico, bellissima idea, ma sai l'inglese? No. Sai qualcosa di informatica? No. Ma che cazzo fai a fare? Beh, uno deve trovarsi in una realtà per poter sviluppare qualcosa. Chiarissimo. Allora, Giulio, Industria 4.0 con Calenda, hai partecipato no, alla stesura di questo che è un piano strategico. Sì, sì è vero. È un piano strategico, peraltro ancora adesso è attivo, no? Quindi un piano strategico deve avere un respiro di insomma, medio-lungo periodo, perché altrimenti non è strategico. Però se ci pensiamo, quello era una giusta strategia, un giusto approccio, perché cos'era la ratio? Era far investire di più gli imprenditori italiani, un po' per rinnovare il parco macchinari, diciamo le tecnologie delle nostre aziende. Ma poi c'era l'inghippo, cioè tenere quel macchinario iperammortizzato in Italia. Attenzione, in Italia, e questo era 5-6 anni fa quando è stato originato. Oggi c'è la corsa di tutti a tornare a produrre in Italia. Quindi vuol dire che quella strategia era giusta, intercettava già un trend che era quello globale, eccoci qua ancora, un po' di studio, diciamo, in generale ci vuole, di ritorno indietro dalla Cina, ecco, cioè di deglobalizzazione in qualche maniera. No? A questo punto tutte le aziende italiane oggi stanno correndo, cioè molti, le fonderie, sono moltissimi che stanno ritornando a fabbricare in Italia. Ma quanto bene ha fatto 5 anni di rinnovo di parco, di tecnologie, ha fatto, vuol dire che è andata, cioè queste misure sono andate nella giusta direzione. Quindi fondamentalmente quando indovini la strategia giusta e per il paese era quella giusta ed è ancora giusta perché non è finita, mi piacerebbe che non c'è Calenda, ma c'è la Meloni, spero che la Meloni prosegua, diciamo, da questo punto di vista, perché è fondamentale, sta funzionando, all'italiana mi viene da dire funziona, allora la cambiamo perché noi facciamo cappuccino con la panna senza e poi mettiamo la cioccolata, cioè dobbiamo sempre cambiare, però una cosa che funziona dovremmo lasciarla andare perché sta andando bene e serve al paese che si sta reindustrializzando. Io volevo coinvolgere a questo punto, perché vi parlavo degli sponsor che abbiamo, tra questi c'è Infogest e c'è l'amministratore Mario Bergamini, che adesso non vedo dove sei Mario, da qualche parte. Ah, eccolo, là in fondo. Ecco, perché Mario Bergamini, amministratore delegato di Infogest, siamo nell'era della digitalizzazione
l'importanza a questo punto di mettere in sicurezza i dati sia nelle piccole aziende che nelle grandi. Credo che in tante aziende purtroppo ci si è imbattuti in questi problemi. Anche questo rientra nella strategia, deve rientrare nella strategia? Ma la risposta è sicuramente, buonasera a tutti intanto, la risposta è sicuramente sì, a mio modo di vedere, nel senso che mettere in sicurezza i dati, ma direi soprattutto la solidità operativa dell'azienda, contribuisce a vedersi riconoscere, a mio giudizio, vedersi riconoscere credibilità. Al contrario, essere obbligati dalle circostanze a rendere palese, per esempio, una perdita di dati o addirittura un down, per quanto temporaneo e breve possa essere quello che può accadere in un'azienda, vuol dire subire un danno reputazionale, vuol dire perdere di credibilità nei confronti di clienti, fornitori, stakeholder, arrivo a dire anche. Quindi il fatto di procedere con una strategia, con un metodo, a mio giudizio è quello di conoscere il reale stato di cose. Quindi procedere con degli audit che diano la sensazione di quello che è effettivamente il livello di protezione che sussiste in azienda o meno è il passo per evitare di commettere degli errori che possono anche essere pesanti come ripercussioni. E quindi, anzi, da questo punto di vista, colgo l'occasione per informare le aziende che nel contesto di Confindustria Verona sussiste una convenzione che è spendibile per tutti voi per poterci chiedere di fare questo tipo di asset, di verifica che conduciamo quotidianamente in tutte quante le aziende. Quindi alla fine, sostanzialmente, se un'azienda è solida, se un'azienda riesce a soddisfare quelle che sono le aspettative del mondo che la circonda, credo che anche questo sia in una strategia complessiva un tassello che alla fine porta dalla strategia al fatturato. E aggiungo anche, per quel che mi riguarda, con l'ambizione di fare domani un mondo migliore di quello che può essere oggi, domani nel senso nel prossimo medio futuro. Grazie. Grazie, ma volevo chiedere se siete d'accordo su quello che diceva Bergamini, nel senso che insomma, in tante aziende si sono imbattute in questo, fa parte poi di quello che andremo a raccontare. Stiamo vivendo un momento allucinante, però voi avete detto prima, quando ci siamo incontrati, guarda che negli anni 70 era quasi peggio, guarda che l'85 c'era un'inflazione come adesso, guarda che c'era la guerra del Golfo, insomma c'erano altre situazioni. Questo della sicurezza informatica delle aziende può far parte di una strategia? Sì, è un dato di fatto che il mondo si sta complicando sempre di più. Quindi sono più le cose che non è che prendono parte della strategia, ma fanno parte di attenzioni che l'azienda deve avere, tra cui la protezione dei dati, tra certo. cui tante altre cose, tra cui la sostenibilità. Allora, il mondo si complica. Questo purtroppo è un problema, perché tende ad avere bisogno di aziende più grandi. Nel senso che siccome sono più le cose da fare e le capacità di una persona sono limitate, le capacità di un'organizzazione sono limitate, con più le cose da fare sono tante, più c'è necessità di un'azienda un po' più grande. Quindi c'è una spinta del sistema a fare in modo che le aziende siano meno e più grandi, piaccia o non piaccia. Dopo, se faccio un commento su quello che diceva Giulio, se c'è una spinta alla rilocalizzazione non solo in Italia, all'area europea mediterranea. Ma perché questo? Perché la Cina non si capisce cosa vuol fare. La Cina sta portando avanti una politica di nuovo isolazionismo, diciamo, almeno queste sono le sensazioni che si hanno, e quindi tantissimo veniva fatto in Cina, quindi bisogna trovare altre attività produttive o in Italia o nell'area più prossima, diciamo. Non so se Giulio vuole intervenire sul tema della strategia o soprattutto su quello che dicevi prima, Giulio, durante l'incontro. Questo è un momento, lo diceva prima il Presidente, le bollette, il caro energia, tutti questi problemi, l'imprenditore in qualche modo, forse perché visionario, come diceva prima Sandro Veronesi, deve in qualche modo prevedere e capire che magari tra qualche mese, non so se sì. vuole raccontare quello che ci ha raccontato, come ha fatto a scoprirlo, o forse no, su quel giornale. Sì, tanto questa serata ormai abbiamo capito. Siamo tra il cenacolo, è così, sì. Facciamo finta di essere una grande cenacolo. Tavolata. No, allora, due considerazioni. La prima è che c'è adesso la corsa a
ai pannelli fotovoltaici per rendersi indipendenti, giustamente, da energeticamente. Ma questo non è che non fosse un trend prima. Cioè, era il trend, diciamo, della sostenibilità, del fatto di sostenere anche il proprio business attraverso un investimento pur, diciamo, legato alle risorse ambientali, però per poi alla fine per risparmiare la bolletta, no? E questo era un trend già in atto che di fatto questo momento terribile ha messo in ginocchio. Ma il trend c'era già, quindi io non sto a dire quanto abbiamo di pannelli fotovoltaici, però insomma più o meno siamo riusciti ad abbattere parecchio quello che sarà l'incidenza, diciamo, del costo. Poi c'è una seconda considerazione, l'ho raccontato prima, lo racconto anche adesso. A noi è accaduto questo, lo scorso anno, mi perdo perché sì, è l'anno scorso, ad agosto 2021. Il nostro responsabile acquisti era dal barbiere. E legge Oggi, quindi una rivista internazionale di geopolitica di altissimo livello, grande cultura, apre e dopo un paio di soubrette vede praticamente grave problema energetico per il prossimo anno. Dice, boh, su Oggi. Poi si interessa un po' di più e dice, caspita, però Oggi c'ha anche ragione, quindi figuriamoci da che pulpito arriva il suggerimento, no? Però poi lui veramente si mette all'azione e prenota, diciamo, un bel po' di kilowattora per prenotare, diciamo, per quest'anno. E dice, non si sa mai. Punto. Noi ovviamente eravamo d'accordo, abbiamo detto, ma sì, dai, Oggi c'ha ragione. Poi a settembre iniziano a parlare tutti drammaticamente, sempre di più, dando ragione ad Oggi. Adesso scherzo, perché probabilmente c'era già, ma noi abbiamo letto Oggi. Ecco, quindi per dire che dobbiamo sempre stare attenti un po' a tutto, anche un po' a questi segnali deboli, no? Chiamiamoli così, abbiamo prenotato e quindi quest'anno ci troviamo in una condizione migliore, che peggiorerà drammaticamente il prossimo anno, però questo aneddoto è per dire che intanto tutti possono contribuire, diciamo, alla creazione della strategia aziendale, tutti, perché qui c'è uno che è andato dal barbiere, poi vabbè. È il secondo motivo per cui non ci sono gli esperti stasera, i docenti e cose. Infatti sarebbero stati forse umiliati da questa testimonianza, però è così. E poi diciamo, l'attenzione a provare, diciamo, a proiettarsi avanti, ma che sia vero, mi interesso e fisso, perché poi a un certo punto, come diceva Sandro, non è che si può continuare a pettinare le bambole, studiare, bisogna decidere, e questo è il nostro lavoro. Però stavi dicendo, questo è andato dal parrucchiere, vabbè, è andato, ma a questo punto l'importanza che la strategia sia diffusa nell'azienda. E a questo punto come si può diffondere nella propria organizzazione la strategia? Allora, questo secondo me è una cosa importantissima. Hai parlato di Cina tu prima e racconto un aneddoto di 20 anni fa. Ero in Cina, andavo spesso 3-4 volte all'anno. A un certo punto, in una linea di montaggio di una grande azienda da 9.000 dipendenti, vedo un operaio che è talmente sorridente, che mi guarda sorridendo come un matto. Io mi sono sentito in imbarazzo e dico, mi traducete, gli dite qualcosa a lui, ciao, e gli ho chiesto, ma tu, cioè, era scontata la domanda, perché erano poveri, vengono dai campi, sappiamo perché lavorano, perché lavori, perché, cioè, come ti trovi qui? E lui mi ha detto, lavoro per rendere grande la Cina. Allora, poi ho moltiplicato questa domanda, non nella stessa azienda, ma in altre aziende, e ho trovato tante volte questa risposta. Voglio fare grande il mio paese, voglio fare grande la Cina. Allora ho pensato, ma questi sono veramente tutti orientati allo sviluppo di questo paese, no? Costretti, non lo so. Fatto sta che c'è dentro, molti di loro ce l'hanno, questo turbo interiore, no? Ecco, se noi riuscissimo nelle nostre aziende a fare un po', come, diciamo, trarre spunto da questo esempio e quindi carotando, diciamo, uno delle persone che lavorano per me in una nostra linea a caso e dire dimmi qual è lo scopo dell'azienda e perché soprattutto il perché lo facciamo, beh, allora avremmo fatto bingo. E come si fa? Si fa attraverso l'esempio, prima di tutto, perché non si parla e basta, perché se poi parli e non sei quello che dici e non fai quello che dici è molto difficile. Poi
qualche volta bisogna anche chiamare i propri dipendenti e collaboratori e parlare con loro, ogni tanto bisogna farlo, perché magari tutti insieme, per forza, perché deve comunque passare, poi anche one to one, e poi avere dei collaboratori che abbiano questo DNA, questa capacità di trasmettere. Cioè devono, in primis, la tua prima linea deve avere proprio esattamente i tuoi valori, il tuo credo, e saperlo trasmettere sotto. Ecco, sotto, tra virgolette, insomma, sotto, a fianco o comunque presso i propri collaboratori. Questa è una delle cose più difficili da fare. Questo mi permette di coinvolgere un altro degli amici del Cenacolo, che è Tiziana Recchia, che è amministratore di Cassiopea, e questi sono temi che Tiziana segue nella quotidianità. E volevo chiederti a questo punto, Tiziana, quanto è importante condividere anche per dimensioni, magari, a parte che loro sono partiti da piccoli, dimensioni ridotte, una strategia. Ma è fondamentale, Giulio però parlava anche di valori, quindi di trasmettere quello che è l'anima, poi quello che sono le cose che portano anche a delle scelte ben precise. La condivisione è importante e io penso che faccia parte della cultura aziendale. Certo, chi la diffonde deve essere credibile, deve avere una reputazione non solo verso l'esterno ma anche con i propri collaboratori. È un processo lento, è un processo continuo, però è un processo che secondo me porta tanti risultati. È sempre stato così e penso che in questo momento particolare, dove le persone hanno anche una fragilità data dal Covid, data dall'incertezza, sapere dove vuole andare l'azienda, sapere che l'azienda sa dove andare, dà questa sicurezza, questa tranquillità interiore che penso che ne abbiano bisogno tutti quanti. Quindi ha un effetto anche sul benessere delle persone, cosa importantissima che dobbiamo stare attenti sotto tanti punti di vista, ma anche con la chiarezza e dare delle sicurezze che all'esterno facciamo fatica a trovare. Grazie Tiziana Recchia. Posso Sandro aggiungere? Veronesi, volevo sentire su questo, perché voglio dire, era piccolo, adesso un po' più grandino si riesce a condividere. Mi sono capitati degli episodi. Dipendente che mi dice: dottore, mi metto in proprio. Bene, bravo, dico, fai benissimo. Cosa vai a fare? Non posso dirlo perché è un segreto. Un fallimento assicurato. Cioè, l'imprenditore, secondo me, deve avere una naturale predisposizione a raccontare quello che vuol fare, per due motivi. Uno, per coinvolgere le persone, crearsi dei collaboratori, crearsi dei clienti, raccogliere possibili critiche. Se invece hai paura di confrontarti, non puoi fare questo lavoro. Poi da che mondo è mondo, leggiamo anche la storia. Cioè, il generale vittorioso condivide la truppa, condivide il campo di battaglia con i suoi soldati. Quello che sta lontano e aspetta il risultato, quello perde le battaglie. Quindi la condivisione è più che una strategia, è un modo di essere, una cultura dell'azienda. Che dopo, quando sei piccolo, ne parli alla pausa caffè, ne parli a pranzo in mensa insieme, ne parli ogni occasione. Quando sei grande organizzi degli incontri anche formali in cui condividi, parli, spieghi le strategie. Dopo, chiaro, se sei in tantissimi bisogna fare in maniera più organizzata. Ma per esempio io oggi a pranzo ho incontrato i miei manager russi, che sono giustamente preoccupati della situazione, per discutere insieme, parlare della visione del futuro, cosa faremo, cosa non faremo, cosa facciamo se succede questo, cosa facciamo se succede quell'altro. Non ho cambiato nulla, per quello che c'erano prima e c'erano prima ci sono anche dopo, però loro sono usciti più sereni, più tranquilli, più rassicurati di quello che l'azienda pensa e quello che potremmo fare se succedono varie eventualità. O diciamo che se ci fosse il Giulio Pedrolo più giovane di qualche anno fa, avrebbe segnato sicuramente quel foglietto. Tutto, sto appuntando tutto, quindi non vi preoccupate. Però qualcuno queste cose le avrà sicuramente appuntate. Non voglio fare lo stalker di Sandro Veronesi, ma adesso c'è la foto di Gianni Rivera, che cos'è? Il 97, sei tu. No, è vero, sì, è
Quindi questo è Calcedonia alla partita del cuore per aiutare l'infanzia. Sto raccogliendo tutta la tua storia. Era il nostro diciamo tabloid di Confindustria che mostrava diciamo questa realtà industriale il cui fatturato era 110 miliardi di lire. Era 50 milioni nel 96. Quindi adesso immaginate, non te lo chiedo neanche più qual è il fatturato, ma certamente di evoluzioni, no? No, di evoluzioni sì, perché in effetti Sandro Veronesi, insomma, è uscita qualche settimana fa la notizia di questa intesa con Antonio Marras. Ecco, in questo caso, quali opportunità pensa di avere entrando in un mondo che insomma quello del lusso è diverso dal nostro? Decisamente. Ma allora, e anche lì com'è nata? Perché l'occasione a questo punto è chiaro che deve essere colta, fa parte di quello che abbiamo già detto prima. Faccio un ulteriore passo indietro. L'imprenditore della generazione precedente, il papà di Silvia, partivano da un concetto. Posso produrre questo, riesco a produrlo, il mercato c'è sicuramente. La nostra generazione deve partire, se vuole stare in piedi, dalla parte opposta, cioè vedo un mercato, intuisco la potenzialità di un mercato, quindi produco, invento, faccio un servizio. Io sono già da anni in un mondo diciamo vicino a quello della moda, confinante, certo, diciamo gestisce dei negozi, fa delle collezioni, fa delle campagne di comunicazione, fa tante cose collegate a questo mondo. Antonio Maras è in un altro mondo. Quando me l'hanno presentato, io ho detto: ma cosa c'entra con noi Antonio Maras? Ma non c'entra niente. Dopo mi hanno detto, mia moglie mi ha convinto, perché lei era cliente di Antonio Maras. Io vado sempre in vacanza ad Alghero, dove lui ha la sede. Mi ha detto: Massimo, dacci un'occhiata, poi senza impegno, se ti piace. Poi, effettivamente, parlando con Antonio Maras, che è una persona, non è una firma, è una persona in carne ed ossa, mi ha dato l'impressione che effettivamente lui avesse tanto da esprimere e non avesse avuto, per i casi della vita, l'opportunità di avere delle aziende organizzate dietro che facessero le cose, il normale lavoro per noi, cioè aprire i negozi, fare la produzione, organizzare le sistemi di dati, organizzare l'e-commerce, tutto il lavoro dopo la creatività. Perché se tu hai una bellissima creatività, ma non riesci a consegnare i prodotti, non riesci a aprire i negozi, non riesci a organizzarti, è bella ma non produce fatturato. Quindi ho detto forse possiamo farcela, poi ho detto ma sì, guarda, giunto alla mia età, visto che ho dei figli bravi che riesco a mandare avanti le cose più importanti, posso dedicarmi a delle cose nuove e forse vedere se riesco a farle funzionare. Ho capito. Allora, già questa dei figli, dopo sul passaggio generazionale magari ce ne parliamo, e anche sulla delega, perché anche capire quando è il momento che un imprenditore deve delegare, lo diciamo subito. Ma io ho ancora mio figlio, di cosa? No, di questo discorso della delega, cioè quando capire che nell'azienda piccola, sì, media o grande che sia, devi a un certo punto non fare come fece Giulio Pedrollo quando aveva 3 persone per cui andava lui a prendere l'acqua per la sala riunioni, quando è che si deve capire questo? Ma allora, di lasciare magari delle cose, perché uno dice è difficile, se non le faccio lasciare io, andare la tua creatura. Ah. Quindi io, avendo fondato un'azienda, posso capire cosa vuol dire, e quindi ho capito di più, diciamo, l'approccio di mio padre, molto diciamo conservativo, perché la tua creatura è il figlio aggiunto ed è molto difficile privarsene. Io personalmente sono riuscito a privarmene progressivamente, non è che ovviamente l'ho abbandonata, ero lì questa mattina con un cliente algerino, ma ci sono riuscito per esempio impegnandomi in altre cose, per esempio Confindustria. Quando ho fatto il presidente di Confindustria a Verona, vedo Rita Carisano che allora era il mio stalker personale, c'era tantissimo da fare, e quindi io ho dovuto, cioè per forza di cose, violentare me stesso e delegare, perché non mi veniva, francamente è molto difficile, perché hai sempre, diciamo, riesci magari a fare più velocemente certe cose che magari altri non riescono, però se non inizi questo processo non lo fai mai, ed è stata per me un'occasione enorme. E a quel punto io, finito il ciclo diciamo di 4 anni, mi sono trovato un'azienda
straordinariamente più delegata. Diciamo, passavamo dal 90% di non delega al 50% fino al 40%, e poi questo mi ha consentito, questa esperienza, poi di rientrare, diciamo, nell'ambito del gruppo, quindi più di operare anche per le altre aziende del gruppo, e quindi adesso di fare dell'altro, per esempio le acquisizioni. E ecco, mi riallaccio alle opportunità di cui parlavi prima. No, ma chiedo scusa, dopo ci arrivo. Sì. Quindi anche per Veronesi il fatto della delega per Giulio è stata una necessità, invece può essere inserito tra gli strumenti e tra le strategie per arrivare al fatturato, perché è abbastanza comune, immagino, in tanti imprenditori, è una mia creatura, no, ci sono io. E invece questo è un passaggio da fare? Allora, secondo me, intanto, se devi crescere, vuoi crescere, e l'azienda, non abbiamo parlato, ma l'azienda deve crescere, perché o cresce o muore, non è che può congelarsi. Tutto cresce, il mondo va avanti, se tu stai fermo, vai indietro. Quindi l'azienda deve crescere. Se vuoi crescere, non è che puoi fare tutto tu. Devi necessariamente delegare, che ti piaccia o non ti piaccia. Dopo bisogna capire cosa vuol dire delegare. Non è che vuol dire dare degli assegni in bianco, firmateli come volete voi. Cioè, sono tanti modi di delegare e di controllare che quello che viene delegato venga poi eseguito nelle modi dovuti o desiderati, o almeno abbastanza desiderati. Quindi bisogna trovare un giusto equilibrio, ognuno trova il suo, tra delega e controllo, perché solo delega può essere pericoloso. Troppo controllo blocca l'attività, un giusto equilibrio tra le due una cose. Una via di mezzo. Ti avevo interrotto. No, diciamo, mi ricollego al discorso delle opportunità che diceva lui prima, no? Anche nel nostro settore è in corso un consolidamento. Ci sono aziende enormi, fanno 3 miliardi, 4, 5. Noi quest'anno, diciamo, attorno ai 400 milioni, siamo piccoli. E non c'è niente da fare. Siamo veramente piccoli rispetto a queste mega realtà. A questo punto abbiamo due possibilità: o vendiamo a questi grandi gruppi, o proviamo, diciamo, questa scalata difficilissima, e proviamo anche ad acquisire oltre che a crescere per vie interne. E siccome c'è la finanza mondiale che sta molto attenta al nostro settore, acqua, ESG, tutti sono, diciamo, le imprese, troviamo tantissime aziende disponibili in questo momento a vendere, a cedere, perché magari sono state massaggiate precedentemente magari da questi fondi e della finanza che sta passando sempre di più, e quindi stiamo trovando molte opportunità, ma io penso che appunto ci siano adesso per qualche anno, poi non ci saranno più. Quindi o noi approfittiamo di questo momento, oppure decidiamo già adesso la nostra sorte. Ed è accaduto questo con, diciamo, l'investimento americano. Era da tanto tempo che cercavamo questa acquisizione, diciamo, in America, non abbiamo mai trovato un partner. Ecco, questa è storia recente, no? Questa, sì, dell'acquisizione. Alla fine del 2020, e praticamente troviamo un'azienda che non riesce ad effettuare passaggio generazionale, quindi altre parole chiave che abbiamo detto stasera. E quindi il passaggio generazionale abbiamo contribuito noi a farlo, perché abbiamo dato il 100% dei soldi al fondatore. E poi abbiamo restituito, diciamo, una certa percentuale al figlio, che già da 7 anni gestiva. Quindi l'abbiamo lasciata noi, l'abbiamo data. Perché? Consapevoli che noi non possiamo far tutto, soprattutto io non sono in grado di gestire un'azienda americana, sono presidente del consiglio di amministrazione, ma quello che fa è lui. E sono contentissimo, perché dopo 2 anni è raddoppiata, peraltro. Chiaro che lì c'è la necessità di un controllo di gestione, però controllo di gestione mensile. Quello che diceva, i bilanci arrivano tutti i mesi, quindi lì assolutamente. Però tutto, cioè, è nato da un feeling di tipo personale e dal fatto che è un'azienda familiare. Anche questo non è da sottovalutare. Cerchiamo aziende di questo tipo, a conduzione familiare, perché hanno i valori simili. Abbiamo ritrovato in quell'azienda gli stessi valori, e innestarsi in questi valori è stato, devo dire, un gioco da ragazzi, perché ci siamo intesi subito, c'è un clima per ora fantastico, e penso che sia questo, diciamo, un approccio che ci obbliga alla delega anche, perché, ripeto, essendo negli Stati Uniti va molto controllo e moltissima delega e fiducia in quel team che ce l'ha. Allora, se sono già arrivate un paio di domande che me le hanno già
però se volete vi ricordo che c'è la possibilità attraverso il QR code di porre delle domande, delle curiosità su quanto è stato detto ed è stato raccontato finora. Parliamo di ambiente, perché parlando di strategia è capire a questo punto il tema ambientale deve giocoforza entrare in una strategia aziendale e è davvero così e nel vostro caso, Veronesi? Allora, oggi la strategia è più comunicare sull'ambiente che fare sull'ambiente. Allora, è più che una strategia, questo, secondo me, è una predisposizione mentale, una forma mentis, un atteggiamento che noi abbiamo da ben prima che fosse di moda. Però tante aziende ci arrivano, sono arrivate un po' tardi forse. Sono arrivate un po' tardi anche perché adesso bisogna dirlo. Cioè adesso la prima, ricordo la qualche anno fa quando detto, si parlava sostenibilità, no, di sostenibilità. E poi passerà anche questa andata qua, si parla di qualcos'altro, qualche un anno. Però se ne parla molto adesso di sostenibilità, se non sei sostenibile, cosa voglia dire veramente, non lo sa nessuno. Cioè, sì. Da quando esistiamo abbiamo sempre cercato di fare le migliori tecnologie per inquinare di meno, per consumare meno materiali. Adesso man mano che la tecnologia si va avanti, abbiamo anche aderito al Fashion Pact dove ci impegniamo a ridurre al massimo l'uso di plastica monouso, l'uso di energie non rinnovabili. Noi siamo già al 60% di energie rinnovabili, abbiamo messi i primi pannelli solari 15 anni fa, quindi ci siamo mossi per ecco, tempo. Comunque il mercato premia, no, questo tipo di scelte, sì, nell'ottica della sostenibilità, quindi fanno parte della strategia. Parzialmente sì, adesso però diciamo che anche quella, più che una strategia, è una necessità oggi di avere, ecco, un minimo sindacale che devi avere, certo, quello oggi come diciamo avere la protezione dei dati. Non è sufficiente per fare una strategia, cioè è una parte di, non è che per quello vendi qualcosa in più, però quello è un minimo che devi avere. E oggi diciamo la sensibilità è aumentata nei giovani, è aumentata molto a parole. Cioè io sento i giovani, abbiamo l'addio al celibato, tutte amiche, tutte del lago, dove andate a farlo? A Ibiza. Ma dico, non potete farlo qua, che andate con l'aereo inquinata, l'andata inquinata al ritorno, perché queste sono sostenibilissime. No, ma ci piace andare a Ibiza. Cioè, va bene, basta che non tocchi i nostri consumi, le nostre comodità. Allora siamo sostenibili. Se dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, lo siamo molto meno. Giulio? Mi fa sorridere. No, concordo che tutte le iniziative strategiche debbano essere prese per tempo. Pensavo ancora alla digitalizzazione prima, ma pensiamo alla scuola, Covid. Ecco, cioè, i miei figli che non riuscivano a collegarsi perché c'è stato questo problematica, che tutto il mondo era connesso, no? Siamo stati presi alla sprovvista, ma non è che non fosse un trend. Quindi ben prima si doveva, diciamo, digitalizzare, creare le infrastrutture necessarie per poi è caduto il Covid e tutti a casa, tutti in azienda, in collegamento, vedendo delle scene incredibili, gente frizzata, bloccata, le scene più assurde, no? E forse anche la disabitudine a fare collegamenti digitali. Arriva il Covid ed è stato uno straordinario acceleratore di questo processo. Quindi, in un certo senso, questa crisi energetica sarà per forza un acceleratore di un trend che c'era già. Quindi insomma un'opportunità diventa un momento difficile, diventa un'opportunità. Ma la strategia vostra è cambiata per il Covid e per la guerra? No, perché io sì, allora diciamo che io penso che una strategia debba puntare all'obiettivo finale e quello non si è modificato. Che parte dalla visione, abbiamo capito. Esatto, quello non si è modificato. Il modo per raggiungere quel punto finale, questo sì che bisogna essere molto rapidi, avere collaboratori rapidi, tra l'altro, per far sì di virare velocemente, perché i pericoli oggi nascono il giorno dopo, no? E quindi tu devi riuscire velocemente, però non è che ti cambia quella prospettiva, ovviamente sperando di averla indovinata, perché non è che siamo dei maghi che indoviniamo tutto. Nel momento in cui avessimo indovinato la giusta strategia, quella non va cambiata, vanno però cambiati i percorsi per arrivarci. Ecco, però credo che Veronesi abbia le stesse problematiche, voglio dire, una geopolitica che è mondiale, che è in continuo cambiamento. Voi siete nel mondo, come fate ad adattarvi? Perché veramente l'anno scorso certo non pensavamo che in Ucraina potesse succedere quello che è successo,
tre anni fa non pensavamo che una città della Cina chiudesse poi tutto un continente. Cioè, voglio dire, come fate ad adattarvi a una geopolitica che continua a cambiare? Ma appunto fa parte della strategia dell'azienda cercare di ridurre i rischi, quindi cosa vuol dire questo? Quando puoi farlo, puntare su, come abbiamo fatto noi, su più mercati, su più marchi, che è uno sforzo. Il discorso perché sarebbe, degli spazi di manovra a cui faceva sarebbe, riferimento. Da un punto di vista della redditività dell'azienda, sarebbe meglio fare meno cose possibili, esatto, e meno mercati possibili, perché se apri un nuovo mercato ti costa inizialmente, se fai un nuovo prodotto, un nuovo marchio ti costa inizialmente, però il rischio è diviso, nel senso che se tu sei su tante aree geografiche, insomma, non è che sprofonderanno tutte, può succedere una guerra in un punto, magari non succede in un altro, che ne so, fai una linea di prodotti, non va più un certo tipo di pompa, un certo tipo di calza, un certo tipo di niti, magari c'è qualcos'altro. Ogni azienda, secondo me, valutando, e da dove nasce la strategia, visione sì, ma anche risorse a disposizione. Cioè, cosa siamo bravi a fare? Che risorse abbiamo in casa? Perché vorrei fare un'azienda di... sono appassionato di aviazione, mi piacerebbe avere un'azienda di aeroplani, però non ho la minima risorsa in casa per poterla fare, né di conoscenze, quindi non la faccio. Però ogni azienda, piccola o grande che sia, ha la sua visione della realtà, la confronta con le risorse che ha disponibili, ma non solo finanziarie, proprio anche umane, in quanti siamo, cosa ti piace fare, cosa sei capace di fare, conseguentemente fa la sua strategia, che dopo è quella che si può permettere, il massimo di quello che si può permettere. E la strategia non è una cosa scolpita nella roccia ed è quella, si evolve continuamente, come si evolve il mercato, come si evolvono le persone. I valori di fondo rimangono quelli, le visioni di fondo rimangono quelle, ma la strategia si evolve continuamente. Adesso faccio brutta figura perché la risposta me l'ha detto prima, però lei è passato dagli intimissimi al signor Vino. Certo. Voglio dire, e questo fa parte di un unico ambito? No, diciamo che l'azienda si è evoluta negli anni, sono 35 anni che c'è l'azienda ed è continuamente cresciuta, quindi prima eravamo in 3, siamo in 44.000, adesso quindi è un altro mondo. Quindi necessariamente le visioni sono cambiate. Siamo partiti prima da super specialisti, oggi abbiamo le risorse, le conoscenze, le persone per poter essere, diciamo, operare in un mondo di Italian lifestyle, cioè prodotti che possono, fanno parte di un modo di vita italiano che sono apprezzati nel mondo, e quindi l'abbigliamento di vari tipi e anche il vino. Ma e questi discorsi si possono calare in una realtà come quella che di questa sera, che è quella del cenacolo delle imprese, della piccola industria di Confindustria? Per me sì. E in che modo? Assolutamente sì, abbiamo per esempio parlato, toccato il tema dell'Italian lifestyle. Io questa mattina avevo un cliente algerino, che peraltro potenziale cliente, che arriva e già vuole fare l'ordine, al di là del fatto che aveva bisogno, quindi vabbè, con l'ammanco di materie prime. Però lui è arrivato, dopo 3 giorni di giro in Italia, ha visto Milano, il lago di Garda, era completamente indebolito nei miei confronti, no? Era proprio, diceva, ma che paese è questo? Ma cosa ho mangiato ieri? Ma è stato a Desenzano, ma Desenzano che cos'è? E Milano, e i vestiti, e la moda? Cioè ha respirato questo che noi chiamiamo Made in Italy, cioè che effettivamente, su cui noi non veramente non ci rendiamo conto di che valore abbia. E questo è trasferibile anche ad un cliente metalmeccanico che arriva, eppure avrà bevuto da signor Vino, sarà stato sicuramente, speriamo, dice lui, e avrà bevuto da signor Vino, avrà visto sicuramente le bellezze italiane, e questo mi ha aiutato a, praticamente mi ha dato lì l'ordine e bastava soltanto accettarlo, diciamo, ecco. E questo non per ipersemplificare le cose, però a volte noi non guardiamo il grande valore che abbiamo, dove viviamo, che cosa vuol dire, che cos'è il Made in Italy, non certo. Diamo sufficiente valore al brand. Abbiamo fatto serate, dai, di marca per anni, però ancora dobbiamo, secondo me, spingere ancora della di più strada su questo, dice, da fare, perché ancora. Sono sicuro che oggi chi ha problemi, come tutti, di approvvigionamento di materie prime, di vario genere, di personale, eccetera, la prima cosa che tagli è sicuramente la comunicazione, il potenziamento del tuo brand, quando invece è quello che ti sostiene in momenti di difficoltà. Quindi oggi non ti conviene, come dice lui, però poi in realtà è quello che fra 3-4 anni ti salva.
Quindi dobbiamo veramente continuare da imprenditori a guardare questo faro, e il brand, oltre a Made in Italy, cioè il tuo brand è diciamo importantissimo. Ma vale per tutte le dimensioni. Cioè, se io ho un panificio e ti do il pane nel sacchetto bianco in un negozio malmesso, è diverso se te lo do in un sacchetto più bello, col mio nome scritto bene, il negozio più pulito, faccio anche il pane particolare, faccio, cioè, creo un brand che sarà un micro brand in un micro ambiente, ma non è uno smarcato, certo, dove l'unica cosa che conta è prezzo e quello più vicino. Cioè, magari faccio un passo in più per prendere il pane che mi sembra più bello, più buono. Certo. Vale per tutto. Il tema del sociale, che un po' caratterizza anche, anche questo fa parte della strategia di un'azienda? Partiamo da Veronesi, poi Pedrollo. No, il tema sociale è un tema molto ampio, può toccare qualsiasi cosa. Chiaramente le aziende oggi sono inserite sempre più ancora di una volta in una realtà sociale. Intanto sono fatte di persone, quindi la prima realtà sociale ce l'hanno all'interno. Ed è importantissimo creare un ambiente favorevole, le persone vengono volentieri, oggi ancora di più. Oggi viviamo in un fenomeno in cui, specialmente le giovani generazioni, vengono a lavorare sì per lo stipendio, ma vogliono lavorare e sentirsi bene. Abbiamo gente che si licenzia e dice perché? Perché ma non so, devo cercare un posto dove mi trovo bene, devo cercare la mia... Hai già un po'? Non so, cercherò. Quindi non è solo la questione economica o meno questione economica, è proprio trovare un ambiente in cui sentirsi bene, in cui realizzarsi. Quindi è interesse dell'azienda creare un ambiente positivo, costruttivo, accogliente, dove le persone riescano a esprimersi. Questo tocca anche l'ambiente dove l'azienda vive. Quindi se l'azienda riesce a interloquire bene con l'ambiente in cui vive, probabilmente ne avrà anche dei ritorni. Lo fa anche perché ci crede, ma anche perché comunque ne ha un ritorno. Ed è più importante di una volta. Anche questi sono appunti da fissare, credo, nell'ipotetico libretto, biglietto. Questo aspetto, tornando alla linea di montaggio di prima, a me piacerebbe molto che alla domanda a qualsiasi collaboratore nostro la risposta fosse: contribuiamo a costruire un mondo migliore anche attraverso le iniziative che sanno che stiamo facendo, anche grazie a loro. E queste iniziative, diciamo, sociali che da tanti anni stiamo portando avanti, non le abbiamo fatte di sicuro per un ritorno di fatturato, però poi anche qui, come un investimento di medio e lungo periodo, ti ritornano, perché in Tanzania ci sono milioni di donne che tutti i giorni prendono 25 kg sulla testa e fanno ore e ore per andare a prendere l'acqua e tornare indietro. E gran parte di queste sono delle ragazzine che non, quindi non studiano. Se tu fai un pozzo, e non è che costi un miliardo, e rendi l'acqua più vicina, diciamo, alla tua comunità, praticamente non solo permetti, diciamo, di vivere in maniera più decorosa, ma anche a queste ragazzine di andare a scuola. E ci sono dei dati che dicono che laddove c'è l'acqua più vicina c'è un 20-30% di più di scolarizzazione. Quindi non è scontato. Cioè, certe iniziative, anche magari non particolarmente costose, possono muovere e dare dei risultati che vanno oltre. Quindi, per esempio, seminare cultura, e questa cultura poi, una volta formati questi ragazzi, e ce ne abbiamo molti in India, in Tanzania, in Brasile, che sono laureati adesso, che si ricordano chi aveva fatto quel pozzo. E quindi non l'abbiamo fatto per quello di sicuro, non era questa così lunga la visione, e quindi adesso qual è il prodotto che vogliono? Ma visto che hai parlato di acqua, perché è giusto parlare di acqua in questo momento, anche un incontro come questo, dove ci sono imprenditori, dove si pensa al fatturato, dove si pensa ad una strategia per arrivare... È chiaro che l'acqua... Innanzitutto, solo pensando che il 2,5% dell'acqua del mondo è potabile e solo l'1% è utilizzabile, quindi già questo è un tema. E il mondo cresce, le persone sono sempre di più, l'agricoltura consuma sempre di più, l'industria anche, le persone anche, quindi è evidente che ci sarà una tematica enorme sull'acqua. Dicono c'è già che oggi. Nel 2040 non ci sarà, o se arriva la desalinizzazione. Ci saranno guerre, ci sono già. Ci saranno grandi spostamenti come ci sono stati nel passato, non dobbiamo mai dimenticare che le grandi civiltà, Tigri e Eufrate, cioè sono nate in prossimità dell'acqua. L'acqua, non c'è niente da fare, è vita,
e quindi noi abbiamo questo scopo di portarla o a volte anche di tirarla via, perché cambiamenti climatici vuol dire inondazioni, avete visto anche in Italia. Ormai, cioè, ho visto persino in Arabia Saudita una volta, che ero lì, ho visto dei camion passare portati via dall'acqua, dalla violenza dell'acqua, non aveva mai piovuto, e improvvisamente è venuto giù un'acquazzone tale che ha portato via tutti, cioè pullman che giravano, la gente ha trovato la propria auto a 20 km. Cioè, quindi sta cambiando, ci sono cambiamenti ovunque, bisogna prevenire, e quindi tante volte l'acqua bisogna non solo portarla dove non c'è, ma anche tirarla via. Bisogna gestirla. Ecco, questo è il nostro ambito, e è questo che deve, diciamo, cercare di vedere l'imprenditore. I cambiamenti climatici favoriranno o no questo settore? Io penso proprio di sì, perché è inevitabile, è sotto gli occhi di tutti che bisogna svuotare cantine, spostare, e speriamo non solo svuotare cantine, ma magari gestirla prima per fare in modo che le cantine non vadano sotto acqua come in Germania poco tempo fa. Ecco, quindi sicuramente l'acqua è un bene prezioso di tutti, riguarda tutti, quindi non riguarda solo me, anzi non è di mia proprietà. Io posso solo pensare di trattarla bene attraverso, diciamo, un prodotto che la rispetti, quindi anche qui la tematica ambientale, di utilizzare dei materiali che la rispettino, perché a volte ci sono, diciamo, competitor, in Cina in particolar modo, che utilizzano i materiali, non lo sa nessuno, che poi inquinano. E poi tu bevi l'acqua a casa sereno, ma poi alla fine non fai delle brutte scoperte. Ben sapendo questo, quando il signor Vino ha già scritto sei vuota, drink wine. Questo è. Allora, poi ci sono altre due domande per chiudere. Sono riuscito a rispettare la scaletta, non ci sono mai pensato. Per cui parleremo del passaggio generazionale e poi andremo magari anche a sintetizzare le tante cose dette. Però vedo che ci sono delle domande, questa è anche simpatica, siccome ci sono tanti giovani imprenditori qui, tutta tua hai detto? Hai detto no, tutta tua questa domanda. Se foste imprenditori di 30 anni, giovani imprenditori di 30 anni, oggi in Italia, cosa fareste? Sandro, ma intanto sarei felice perché invece da 60 anni avrei 30. facciamo vedere la foto di 30 anni fa. Esatto. Abbiamo anche un filmato, ecco la foto. Avevi 35 anni. No. Qua. Ecco. Allora, se fosse così... Allora, intanto ci sono tante voci, Sandro, che spaventano gli imprenditori. Non facciamo che noi stasera, attenti a non farvi rubare i dati. Attenti all'energia, attenti al cambiamento climatico, attenti, uno a forza di stare attento dice chi me lo fa fare, fare l'imprenditore, non lo fa più, quindi non state attenti a niente, pensate al futuro. È chiaro che ognuno deve mettere in campo, come dicevo prima, le sue conoscenze. Oggi chiaramente si aprono opportunità che non c'erano nei nostri tempi, tutto quello che oggi è legato al mondo del digitale, al mondo del social, al mondo della comunicazione, al mondo dell'entertainment, dell'infotainment, cioè sono tantissime cose, sono nate delle attività che non immaginavamo. Quindi da quelli che ti tirano sotto con i monopattini, piuttosto che uno deve avere chiaramente un'idea di qualcosa che c'è poco o non c'è e pensa che possa essere utile. Dopo chiaramente cerchiamo di trovare le risorse, ma oggi non c'erano nei nostri tempi tutti i venture capital, tutti gli angel capital, tutte queste cose, che c'erano le banche popolari, c'erano le casse di risparmio che ti aiutavano, perché c'erano i fornitori, questa è un'altra fonte importante di finanziamento, i fornitori che hanno bisogno di vendere, dicevano ti pagherò, quindi si possono trovare tante cose, però quello che deve avere un giovane... Oppure passate dalla moglie di Sandro Veronesi, a quanto pare, esatto. per avere un'opportunità. Quello che devi avere da giovane e che non ti può dare nessuno è l'entusiasmo di fare. Non credo che non ce l'abbia più l'entusiasmo di fare, dagli occhi si vede che ce l'ha ancora. Sì, ma tanti Veronesi, giovani ce l'hanno. Però intanto questo è importante. Giulio, come risponde? Ma no, non posso che confermare quello che ha detto, assolutamente. Ma cosa faresti se... Che settore? Gli stessi, che ha detto lui. Nell'ambito digitale è un po' anche scontato, se vogliamo. In ambito, diciamo, ambientale, certamente studierei questo. E poi... Adesso qui dico una cosa brutta, penso che, brutta, insomma, politicamente, diciamo, complessa forse, io ritengo che il futuro, diciamo, se vogliamo avere macchine elettriche diffuse, tutti sul parcheggio avere la propria macchina elettrica, abbiamo fatto dei calcoli, e ci vorrebbero 3 centrali nucleari in Italia.
per cui non c'è niente da fare, noi dobbiamo mandare giù la pillola del nucleare a fusione, quello pulito, e quindi quello è un trend. Allora, o ingegneri che progettano, o studi di progettazione, cioè, ci sono varie opportunità anche in Italia che si stanno costruendo, per esempio quello è tutto un filone che oggi è discusso politicamente, però non c'è niente da fare. Quello io lo vedo come una soluzione, peraltro anche che ti rende indipendente, visto quello che abbiamo, che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi questi sono filoni da osservare, ecco. Sandro Veronesi qualche errore l'avrà fatto, e a questo punto come si fa a cambiare la strategia nel momento in cui si ha la visione e si vede che no, forse non si arriva in questo modo, come si fa a cambiarla? Lei diceva prima bisogna essere rapidi nel partire, perché così si è anche più veloci nel cambiare, però non ma sempre è facile. L'errore fa parte dell'agire quotidiano e dell'esperienza che si fa facendo errori. Allora, anche se è importante diffondere in azienda la cultura, se succede un errore, non del cercare di chi è la colpa, perché sennò poi la gente non fa più niente, non prende decisioni, non si espone, ma è importante invece trarre vantaggio dagli errori, appunto, come dicevo prima, decidere con una certa velocità per non rendere una decisione così importante, così drammatica e avere difficoltà a cambiare, bisogna essere svelti a cambiare, cioè capire. E lì l'intuito dell'imprenditore, quanto vale, allora, perché con il senno del poi, se insisti e va bene sei stato perseverante, se insisti e va male sei stato testardo, quindi bisogna capire qual è l'uno e qual è l'altro caso, e devi avere quell'intuito di dire per me dobbiamo insistere, o per me invece guarda, bisogna mollare perché non vale la pena, bisogna avere questa capacità di valutazione. Ma i momenti difficili come vengono gestiti poi a livello personale? Perché i momenti difficili li avrete esatto. Sicuramente visti. A livello personale ci sono tante aziende o anche tante persone che rischiano davvero di accartocciarsi e di entrare in una spirale dalla quale esci forse con lo psicologo se non con lo psichiatra. E invece? E invece questa è un'altra caratteristica secondo me che aiuta e bisogna avere, quella di avere una certa, non dico impermeabilità, però insomma non prendersi troppo sul serio, cioè le cose possono andare bene, l'ho detto prima, non montarsi la testa che siamo dei geni quando va bene, né suicidarsi quando va male. Oggi lo dicevo ai miei ragazzi russi, cioè quando il rublo va a 100 non è merito nostro, 100 rubli per un euro, quindi facciamo fatica a esportare, non è merito nostro. Quando va a 58 come oggi non è che siamo diventati dei geni. Sono condizioni esterne che ci facilitano o ci ostacolano, ma sostanzialmente siamo sempre quelli, bisogna cercare di tenere duro, non farne dei drammi, ma e neanche montarsi a testa quando va troppo bene, perché succede indipendentemente dalle nostre capacità. Allora, leggo altre domande che sono arrivate. Quando è che il controllo porta più risultati del coinvolgimento? Tradotto? Quando il controllo porta più risultati del coinvolgimento. Probabilmente, non proprio, forse cioè, stasera cerchi sono ritardato. Di coinvolgere probabilmente i dipendenti della tua azienda, invece a questo punto a volte il controllo su quello che questi dipendenti fanno, penso di tradurre così, fa più effetto. Fermo restando che continuo a non capirla, quindi evidentemente scusatemi, quindi mi sono è meglio la condivisione probabilmente, però, no? È soltanto no, il fatto no, che... un ibrido fra i due. Penso che si debba continuare a condividere, ma poi anche a controllare, cioè è tutto un meccanismo di un loop che continuo. Il passaggio generazionale, per cui parto da Giulio Pedrollo, è spesso un momento che le aziende vivono anche con difficoltà, può invece essere considerato un passaggio di strategia? Allora, il passaggio generazionale, lo dicono i dati, è un evento catastrofico, diciamo, anche nella nostra regione, e quindi purtroppo dobbiamo prendere atto del fatto che sta andando male, quindi bisogna cambiare sicuramente qualcosa. E da anni che si dice managerializziamo, cerchiamo di non dare ai figli per forza lo scettro dell'azienda perché prima se lo devono meritare. Noi, allora, io stesso sono di seconda generazione, il nostro passaggio generazionale è stato un po' strano perché io sono uscito dall'azienda, ho creato l'azienda, una nuova azienda, una nuova realtà, ma grazie al fatto che avevo un padre che me l'ha lasciato fare, quindi anche finanziando l'iniziativa, il che non è assolutamente irrisorio. E poi anche il fatto che il figlio stesso che si mette in gioco
e fonda un'azienda e si accorge che il giorno dopo, passando dai bellissimi uffici della Pedrollo, si ritrova in un box di vetro e non c'è niente e devi andare a comprare l'acqua e devi andare al supermercato a prendere le caramelle perché nessuno te le porta e quindi dici caspita cosa ho fatto, no? Quindi ci deve essere l'intenzione di tutti e due. E in questo caso diciamo è andata bene e oggi parliamo infatti di sinergia generazionale, perché una generazione è adatta a un certo tipo di dinamiche e un'altra ad un altro e ci completiamo, diciamo, litighiamo tantissimo però ci completiamo. È evidente che un'operazione americana può dipendere di più della nuova generazione, magari un prodotto, certo, che da anni è consolidato eccetera dipende dalla vecchia, ma è normale, cioè è fa parte della sinergia. Quindi quando funziona poi la tua velocità diventa enormemente superiore. Per quanto riguarda i miei figli, io ho già improntato diciamo, dei patti diciamo, di famiglia e all'inizio non, devo dire che le prime reazioni dei miei figli erano veramente quasi da adolescenti, ma proprio è stato offensivo quasi. Però adesso ci stanno pensando, dopo ormai è un anno che l'abbiamo fatto e praticamente in maniera così light, anticipata, li abbiamo orientati senza volerli influenzare, perché anche nel ruolo di possibili azionisti gli abbiamo detto che per diventarlo devono fare determinate cose, certo, percorso e determinati studi. Un po' all'inizio l'hanno capita un po' male e poi oggi vedo che effettivamente quel seme sta sbocciando e stanno prendendo delle decisioni che spero vadano nella giusta direzione. C'è proprio una domanda, no? Se me la rimettete, ecco, magari può rispondere Veronesi, come si consente al figlio, alla nuova generazione di sviluppare e proseguire con la sua nuova visione? Allora, bisogna fare un passaggio fondamentale. L'imprenditore deve prendere atto, cosa non facile, sottolineo, che non è eterno. Tanti imprenditori invece cosa si considerano non facile, perché consideri, prendi in considerazione che prima o poi morirai e che prima o poi decadrà la tua capacità. Il mio amico imprenditore simpatico mi ha detto: Sandro, ricordati che dai 50 ai 60 comincerai a perdere qualche colpo, ma te ne accorgi solo tu. Dai 60 ai 70 ne perderai qualcuno in più e cominceranno a accorgersi anche gli altri. Dai 70 agli 80 se ne accorgeranno solo gli altri, perché tu ormai sei andato. Quindi ma se ci pensate, uno può avere più o meno fortuna di salute e cambiare leggermente queste date, ma è un percorso ineluttabile. Quindi se accetti questa realtà dovrei pensare cosa succede dopo di me. Uno può pensare dopo di me il diluvio, ma uno dice vabbè, credo di più nei manager. Uno dice vabbè, premessa, deve avere dei figli, perché non è che tutti li hanno, deve avere dei figli che hanno voglia e hanno una certa capacità. Quindi detto tutto questo, che sono tante condizioni come avete visto che ho messo una dietro l'altra, bisogna avere il coraggio di dire lascio fare. E se lasci fare un altro, sta implicitamente che potrebbe fare diversamente da come l'avresti fatto tu. Perché se ogni volta che qualcuno fa una cosa diversa da come l'avresti fatto tu, dici no, non far così perché è meglio fare colà, è chiaro che questo passaggio di testimone non avverrà mai e poi effettivamente anche il figlio perde la motivazione. Quindi bisogna avere il coraggio di fare un passo indietro e lasciare fare anche degli errori. Ma noi abbiamo fatto errori, abbiamo imparato facendo errori e lo faranno anche i figli. Chiaro che cerchiamo di fare degli errori che non mandino malore all'azienda, quindi bisogna dare lo spazio che sia sufficiente, che possa essere significativo, ma che non comprometta tutto. Vedo un'altra domanda, poi non so quanto tempo avremo ancora. Quanto è utile il supporto di una società di consulenza per crescere? È per me questa? Oh, per voi, non so. Ma sicuramente è importante, perché comunque, diceva adesso Sandro, non siamo tuttologi, non sappiamo tutto, non conosciamo tutto, quindi è chiaro che c'è un mondo dell'offerta di consulenza impressionante, no? Però è anche vero che nella nostra storia, per esempio, io ricordo precisamente alcune persone chiave che ci hanno aiutato nello sviluppo delle nostre aziende, senza le quali molto probabilmente non saremmo dove siamo. Quindi se mi viene chiesto se è importante, ovviamente bisogna saperli selezionare bene, però sì, lo è quella, diciamo, osmosi con l'esterno che è necessaria.
Adesso mi permetto di aggiungere quello che ha detto Giulio. Un po'. Adesso lui allora, dice che non serve una mi permetto di aggiungere a Giulio. Non siamo tuttologi, verissimo, anche se dobbiamo essere tuttologi. Nel senso che comunque l'imprenditore necessariamente deve occuparsi di tutto. Sapendo anche di non sapere. Neanche i consulenti sono tuttologi. Quindi io che disprezzo i consulenti in generale, ve l'avevo detto. Li concepisco quando uno è un consulente di qualcosa che sa. Quindi se io generalmente il consulente dovrebbe essere tanti consulenti di strategia aziendale. Sandro, quindi, qui è pieno di consulenti che hanno riso lo stesso. non ho timore, diciamo. Sì. È di strategia aziendale. Disprezzo. Allora, se io faccio un esempio molto terra a terra, ho fatto 30 anni di ingegnere esperto di fusioni, lui deve fare una fusione di qualcosa, non lo sa, lo chiama, probabilmente saranno consulente di valore. Io che ne so, devo fare qualcosa che non ho mai fatto, prendo qualcuno che sa fare quello, che ha dimostrato. Ma se mi mandano 20 neolaureati consulenti che non sanno un amato, quelli non li valuto più di tanto. Allora, possono servire come carne da cannone per sviluppare qualche applicazione altro complimento o qualche che, va per bene, voi consulenti però presenti in sala hanno un valore, quindi bisogna capire, consulente è un termine molto generico, bisogna capire di cosa stiamo parlando, però siccome noi non siamo tuttologi, però siamo responsabili di tutto, dobbiamo interessarci di tutto, quindi non diamo il nostro destino in mano, come ho visto fare altre volte, al consulente che ci penserà lui, perché non è assolutamente detto che lo farà meglio di come l'avresti fatto ci tu. Ci sono certi campi però dove magari si può, però concordo, se uno ha esperienza in quel campo lì, ma deve avere una provata esperienza. Provata esperienza. Sì, ma concordo, no, era per rivalutarli un po', perché sennò io dicevo prima che servono dal momento però in cui ovviamente non puoi eccedere. È vero, conosco anch'io realtà in cui il consulente è colui che decide al posto dell'imprenditore, magari è anche meglio così, perché l'imprenditore magari ha 70, ha passato quell'età in cui non si rende più conto, però insomma diciamo sono casi estremi. Dopo ci può succedere, anche noi abbiamo avuto vari tipologi di consulenti, anche dei consulenti cui comunque valuti il loro operato con diciamo occhio critico, hai di 10 cose che ti propongono 9 le butti via, una importante ti rimane, però non devi prendere per oro colato tutto quello che ti dicono, sennò sei rovinato. Allora, non so se sia corretta la domanda e non so neanche se sia l'ultima, perché penso che dobbiamo avviarci verso la conclusione, perché poi abbiamo anche alcune altre cose da dire. Abbiamo parlato di acquisizioni, ma quando un'azienda giovane in crescita deve valutare la cessione anche in parte o considerare l'idea di gestire la crescita con le proprie forze, un po' rimasta così. Capito. Non capisco neanche questa. Infatti, allora, quando ho oltrepassato quella soglia senza saperlo, non sto capendo. Non sappiamo la categoria di età, per cui non probabilmente lo no. Non so, non l'ho capito neanche io. No, la domanda, se ho capito bene, dice quando è che deve valutare, quando deve valutare di continuare le proprie forze o valutare una cessione in tutto, ecco, in parte. Questa era la domanda, se ho capito bene, correggetemi se sbaglio. E la risposta? La risposta è: se ce la fa con le proprie forze, bene. E se non ce la fa con le proprie forze, lì è anche una predisposizione caratteriale. Ci sono persone che amano decidere da sole, persone che amano essere consigliate, quindi è anche una questione di mi piace fare così. Esiste poi, allora dipende, devo fare grandi investimenti per fare la crescita? Non devo farli, posso farlo con le mie forze, preferisco farlo con le mie forze, ho un'alta propensione a rischio, ho una bassa propensione a rischio, sono tante valutazioni oggettive, ma molte anche di queste personali dell'imprenditore. Dopo chiaramente anche nella scelta del partner di cosa hai bisogno. Hai bisogno di competenze, hai bisogno di reti distributive, hai bisogno di soldi, hai bisogno di tutto questo, e ogni caso è diverso, però deve uno valutare, come dicevo inizialmente, le proprie risorse e cosa vuole ottenere. C'è un'ultima domanda che così serve anche per fare un po' di sintesi. Beh, io facciamo un applauso a loro, perché davvero ci hanno regalato una serata credo piacevole. Se dobbiamo però così per sintetizzare e ricordare quello che è lo spirito del Cenacolo, un suggerimento, un consiglio, un errore da non fare che ritenete utile per i piccoli e medi imprenditori in platea, qual è? Se vuoi segnarne due o tre, se suggerimenti, consigli, errori da non fare, via. Ma errori da non fare, l'abbiamo detto prima, non innamorarsi troppo della propria idea,
perché può essere veramente pericoloso. A me è capitato, il rischio poi di effetto valanga sulla tua azienda è cioè personalizzare e difendere la propria idea quando non funziona nel mercato. Lo aveva detto Veronesi tanti anni fa questa cosa. È una cosa, io l'ho sperimentata ed è difficile ammettere che le cose che hai inventato tu, che magari sulla quale ci hai messo anche tutta l'energia, anche comunicativa interna, e su questa tu hai sbagliato. Perché allora praticamente non sei più quel superuomo che... E a questo punto cosa vi dico? Che alla fine l'imprenditore può anche ammetterlo di non essere un superuomo, di sbagliare, però di avere quella forza, quel coraggio di cambiare la propria idea e di reindirizzare, diciamo, la propria azienda. Un po' ricordando quella frase di Papa Wojtyła, che secondo me è impressionante ed è la sintesi, diciamo, di un imprenditore che dice: non abbiate paura di avere coraggio. Quella frase ha segnato tutta la mia esistenza imprenditoriale e spero che continui a farlo, perché ci vuole anche il coraggio non solo di fare, ma anche di ammettere i propri errori. Grazie Giulio Pedrollo. Condivido quanto ha detto Giulio. Non abbiate paura, anche perché il confronto che dobbiamo quotidianamente fare non è con un ideale di perfezione, ma è con noi stessi, cioè, come dicevo prima, fare un po' meglio di quello che abbiamo fatto finora, e con i nostri competitors, che avranno tutte le problematiche che abbiamo noi. Avranno anche loro il problema dell'energia, avranno anche loro la mancanza di risorse umane, avranno anche loro le materie prime che arrivano in ritardo. Quindi il mondo è difficile per tutti, quindi non dobbiamo essere perfetti e che tutto deve funzionare. La perfezione è nemica del bene, voler fare troppo bene, se no non lo faccio, non è per l'imprenditore. L'imprenditore deve convivere con un'imperfezione e una tendenza al miglioramento. Quindi dobbiamo fare il meglio che possiamo fare ed essere sufficiente per vivere, non sufficiente per diventare premio Nobel di chissà cosa. Quindi non abbiate paura, perché insomma ce la fanno tanti altri, ce la potete fare anche voi. Grazie Sandro Veronesi. A questo punto inviterei Matteo Albrigi, presidente di Piccola Industria, di Confindustria. Presidente, siamo stati, credo, nei tempi, forse abbiamo sforato un attimo, però... Beh, allora è stata una serata molto divertente, direi. I temi toccati sono stati di estremo interesse. Anch'io ho compilato il foglietto, quindi magari lo tiro... Sì, quindi tra quanti appunti... anni viene qua il presidente? 2006 ad oggi... Tra 15 anni, presidente. L'epoca in cui non capirai dove sei... Che dopo resta questo, hai capito? Avete detto un sacco di cose, però resta questo. La cosa interessante che ho colto è proprio questa semplicità a volte delle cose, no? Noi ci immaginiamo che le cose siano molto complicate, abbiamo bisogno a volte di dati, non ci sentiamo sicuri, ma in realtà quello che abbiamo capito, un po' il segreto è quello di essere pronti, cogliere l'opportunità e poi decidere velocemente, quindi che è proprio il coraggio di evolvere, vuol dire essere veloci in questo mondo che continua a cambiare ed essere sempre sul pezzo. Io volevo ringraziarvi tantissimo, perché queste sono le cose che rendono grande Confindustria, questo passaggio di testimonianze, informazioni. Io volevo ringraziare anche tutto il comitato della piccola industria e anche la struttura di Confindustria che permette questo e ci dà sempre supporto con questi eventi. Adesso chiamo Silvia Nicolis, che ringrazio tanto. Ringrazio tanto dell'ospitalità in questo magnifico museo, e ti porgo questo proprio in riconoscimento della piccola industria e questa opportunità. Grazie. Grazie. Grazie, grazie Silvia Nicolis. Io devo soltanto ricordarvi velocemente di compilare il questionario di gradimento, che questo può servire agli organizzatori per fare ovviamente sempre meglio, è il secondo QR code che è in cartellina. Poi c'è un buffet in terrazza, vi assicuro che vale la pena soltanto per la terrazza, e poi ovviamente il saluto a tutti e ringraziamento, oltre che a Sandro Veronesi e Giulio Pedrollo, e l'invito per il terzo appuntamento, il prossimo evento è Aziende e Persone, un percorso virtuoso per risultati condivisi. L'8 novembre alle 18 saremo all'Hotel Cesius Terme al resort di Bardolino, per cui
è la conclusione di questa 12ª edizione del Cenacolo. Grazie ancora a tutti della partecipazione. Buonasera.